Siamo Piero Bruni, passiamo da un lago a un altro, affrontiamo Bolsena, veniamo su questo territorio. Vorrei sottolineare quello che ha detto prima, che stiamo parlando, il lago di Vico è una riserva naturale, è un parco ed è un luogo, è uno dei luoghi più inquinati della regione Lazio. Questo per ricordarci sempre più quanto sia la distanza fra le leggi, quello che in teoria è deciso e quello che sta succedendo. Quindi in un parco non si può bere l'acqua del lago. Questo è dove siamo, perché questo deve essere chiaro, dove siamo. Ti chiedo assolutamente un quarto d'ora. Buongiorno a tutti, e qui parliamo del lago di Bolsena, che non vogliamo vedere inquinato come il lago di Vico. Purtroppo io non vi parlo di noccioleti perché non me ne intendo, però vi posso parlare dei danni, molti danni che farebbe un maggior prelievo di acqua e un maggiore inquinamento. Vai. Qui vedete i maggiori laghi italiani. Questi qua a sinistra sono laghi vallivi del nord Italia. Questi tondeggianti, vedete, sono serpenteggianti perché stanno nelle valli. Fa eccezione il lago di Garda, che sta a una quota di 60 metri rispetto al mare, però riceve l'acqua dalle montagne, dalle Alpi. I laghi tondeggianti come il lago di Bolsena e il lago di Bracciano hanno questa forma perché sono insediati in caldere vulcaniche. Il confronto tra queste due tipologie di laghi è importante perché mette in evidenza le problematiche dei laghi che sono insediati in caldera, i laghi vulcanici. Vai. Questo che vedete è il lago di Zurigo, che più o meno rappresenta la stessa tipologia del lago di Garda, perché sta in una zona pianeggiante ma riceve l'acqua da queste montagne. E si nota subito che la superficie del bacino che raccoglie le piogge è immensamente più grande, centinaia di volte più grande della superficie del lago. Quindi poi in Svizzera per di più piove tre volte più che nel Lazio, per cui questo lago riceve moltissima acqua. Ne riceve tanta e quindi tanta ne esce. Questo è il fiume emissario del lago di Zurigo. Come vedete qui la corrente è molto forte, la larghezza è grande, la profondità è grande perché è navigabile. E questo fiume, questo emissario, può ricambiare l'acqua del lago di Zurigo in un anno. Dopo un anno l'acqua è acqua nuova che viene dalle montagne. Se invece guardiamo il lago di Bolsena, di montagne non ce n'è, il bacino di raccolta delle piogge è quello che vedete nella fotografia. Le piogge raccolte sono pochissime, scarse, e l'emissario, prego, l'emissario, eccolo qui, questo è l'emissario del lago di Bolsena. Qui siamo all'assurdo che il lago di Bolsena contiene il doppio dell'acqua di Zurigo, però non si può prendere, perché se si prende sparisce l'emissario. Questa foto già potremmo concludere tutto qui, perché dimostra due cose. Uno, che non si può prendere acqua. Due, che c'è un problema di inquinamento grave, perché questo fiumiciattolo ci mette 300 anni per ricambiare l'acqua del lago di Bolsena. Questo vuol dire che c'è grande inquinamento.
e non se ne può aggiungere dell'altro. Quindi la conclusione qui è che non si può prendere acqua, non si può inquinare più di quello che già accade. Questa è una traversa che divide, da questa parte c'è il lago, da quest'altra parte c'è l'emissario. Come vedete, questa fu fatta forse 200 anni fa, allora la portata dell'emissario, il deflusso dal lago, era molto più grande, tanto più che avevamo fatto 3 uscite più 2 di riserva, e quelle di riserva sono sempre state chiuse, però questa e questa sono chiuse da sempre, da quando noi viviamo. Questa centrale invece, vedete dalla superficie superiore, che è aperta se no 10-15 centimetri, quindi tutto l'emissario è largo 2 metri per uno spessore di 10-15 centimetri. Questo è l'emissario. Quindi questo ci descrive il passato, il presente e il futuro. Il passato perché prima la portata era molto grande, il presente perché la portata è piccola, e che è successo nel frattempo? Sono diminuite le piogge e poi sono aumentati i prelievi, e questo ha fatto sì che 2 bocchette sono chiuse e una sola è rimasta aperta. Ci dice anche il futuro, perché il trend è che la siccità aumenta e quindi non bisogna sbilanciarsi troppo con questi prelievi. Vai. Questa mappa ci indica quanto è grande il bacino, questa riga intera, il bacino idrologico di raccolta delle piogge, che come vedete, sì e no, è il doppio del lago, più il lago. Quindi è una dimensione incomparabilmente inferiore rispetto a quella dei laghi alpini e del lago di Garda e del lago di Zurigo. È praticamente niente. Prossima. Se facciamo una sezione da Marta a Castel Giorgio, assistiamo a una sorpresa. Quello che c'è sotto è una falda acquifera, e che il lago di Bolsena è la parte affiorante di quella falda acquifera. Se fosse stato un lago tipo del genere alpino, i bordi della conca sarebbero stati di granito, impermeabili, tutta l'acqua verrebbe dalle montagne per ruscelli e fiumiciattoli. Qui siamo in una zona di vulcaniti, porose, permeabili, per cui l'acqua non solo arriva ruscellando dalle pareti, che è questa, ma arriva in gran parte penetrando attraverso le vulcaniti porose e raggiunge la falda. Riassumendo quindi, se guardo il suolo, qui si scende 150 metri rispetto a Marta, si scende di 150 metri, che è la profondità del lago, si risale a Bolsena, poi si risale nella parte alta emersa, poi si scende ancora verso Castel Giorgio, poi si scende verso la piana di Orvieto. La falda ha un culmine che è qui indicato a 480 metri. Indietro. Ecco. Che vuol dire? Vuol dire che questo è il bacino che raccoglie tutta la pioggia. Questo è il bacino imbrifero, cioè le colline più alte intorno al lago, per cui l'acqua discende ruscellando. Poi nel sottosuolo le quote della falda acquifera, eccole là, verso Castel Giorgio 480, 460, 360, 300 e si va al lago che è a 300 metri, 305. Quindi l'acqua defluisce dall'alto verso il basso, verso Bolsena. Ma questo accade tutto all'intorno, qui Gradoli 4,20, Montefiascone 4, non vedo quanto, insomma è
un deflusso dalla periferia verso il lago. Allora andiamo. E qui, no, quella di prima, questa. Questi 480 metri è il culmine della falda e definisce appunto il bacino di raccolta delle piogge. Questo definisce il bacino imbrifero, l'imbuto che va verso il lago. Questa falda non è più a 480 metri. Queste sono misure fatte 20 anni fa. Oggi si presume sia attorno a 460. Quindi abbiamo perduto potenzialità della falda. Guardiamo la questione delle piogge. Il lago riceve le piogge direttamente sul lago, però le riceve anche dalla pioggia percolata che ha un deflusso continuo verso il lago, poi va all'emissario e poi va al mare Tirrenico. Al di là del culmine, l'acqua va verso il bacino del Paglia, del Tevere, di qua va verso la Fiora, eccetera. Quindi solo in quella parte che raccoglie le piogge viene l'acqua verso il lago. Queste sono le piogge, come ho detto. Questa è la parte che ruscella, che non è tanta, lungo il pendio del cono. Questa è l'acqua che percola. L'evaporazione. Questa è l'evaporazione dal lago. Questi sono i prelievi. Quello che rimane dal bilancio se ne va nell'emissario. Questi sono valori medi. Però la media inganna. Inganna molto, perché se io prendo un uomo, gli metto i piedi in un forno, la testa in un frigorifero, posso fare una bella media e quell'uomo sta bene. E invece non sta bene, e così è la stessa cosa per il lago. La media è ingannevole. Infatti d'inverno l'evaporazione quasi non c'è. La pioggia diretta aumenta. Già anche nella media si vede che il lago perderebbe di molto livello per le condizioni naturali se non ci fosse l'apporto della pioggia percolata. D'inverno la questione è molto più esagerata. La pioggia è grande, l'evaporazione è piccola, i prelievi sono piccoli e quindi dall'emissario uscirebbe più acqua, se non che una parte di quest'acqua si accumula. Questo sono i mesi dell'anno, qui abbiamo il livello del lago, quindi a partire da gennaio per le piogge il livello aumenta, poi quando si arriva a luglio il livello cade senza rimedio, anche se si chiude le paratoie, perché l'evaporazione predomina così tanto più i prelievi che dall'emissario non ci rimane quasi più niente. Però anche l'emissario ha bisogno di una portata d'acqua, perché anche questo è sito di interesse comunitario. Verso settembre ritornano le piogge, ritorna al valore medio e poi si riparte di qua con il ciclo annuale. Quello che volevo dire con tutto questo discorso è che si irriga nella stagione estiva proprio quando l'acqua non c'è. E questo è il fatto. Non se ne può togliere ancora, se no non se ne può togliere ancora, se no si essicca il fiume Marta, si abbassa il lago, si fa un disastro. Andiamo. Abbiamo ancora 3 minuti. 3 minuti, finisco. È finito. Dunque è finito. Vai, vai alla prossima. Per quanto riguarda l'inquinamento, il fosforo che produce l'eutrofizzazione ha già raggiunto valori massimi, non si può superare. Questo è il massimo che si può avere. La prossima. Questo è riconosciuto anche dall'ARPA, che riconosce per il lago di Bolsena lo stato sufficiente. C'è una legge che diceva che i laghi che nel 2005 sono in uno stato sufficiente debbono diventare buoni entro il 2015. Qui è successo il rovescio. Era nello stato buono, è diventato sufficiente, incorreremo in sanzioni europee. Avanti. Allora,
lago di Bolsena, fiume Marta, sono tutelati come sito di interesse comunitario, zona di protezione speciale, conservazione speciale. Le leggi sono queste. Io non sono avvocato, non ve le spiego, passo alla prossima, però la valutazione di incidenza è un procedimento preventivo che è necessario sottoporre a qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura. Quindi il sito protetto è il lago di Bolsena, però tutto quello che può provocare danni al lago di Bolsena deve essere sottoposto alla legge, a quella direttiva per la valutazione di impatto ambientale. Le penalità sono piuttosto gravi perché si tratta di ripristino, quindi c'è anche una multa, ma quella interessa poco tutti, è il ripristino che può avvenire in ogni momento. Non sono soggette le frutteti, eccetera. Vai l'ultima. L'ufficio preposto per questo è a Roma, gli organi di sorveglianza sono carabinieri e polizia. Penso che di questa questione della vinca se ne debba occupare chi stipula il contratto fra agricoltori e la Ferrero, che suppongo sia la Confederazione degli Agricoltori. E l'agricoltore queste cose non le sa, ma la Confederazione a un certo momento, prima di stipulare un contratto, lo deve pure fare. Bene. Vai. Grazie, grazie tantissimo.